Allora, rieccoci qui, benvenuti nella redazione di Otcorn. Oggi per la nostra puntata di Soundtrack Session intervistiamo Paolo Fresu per il documentario che celebra il suo festival, i 35 anni del suo festival Berchida. Vediamo prima il trailer. L'altro giorno sentivo alla radio nazionale che parlavano proprio di temi in jazz. E un minimo di orgoglio me l'ha smossa, direi. La gente che viene a Berchida viene perché sa che in quel luogo avverrà un qualcosa di importante. Che alcune volte non tutto è possibile, però almeno possiamo dire di aver speso tutto quello che potevamo spendere per andare verso una direzione. Il destino. Il destino si prende, gli si fa cambiare strada, gli ci va. Allora Paolo, beh, dopo aver visto il trailer, la prima domanda è inevitabile: che effetto ti ha fatto ripercorrere questa strada attraverso il documentario? Che effetto ti ha fatto vederlo? Beh, fa un certo effetto effettivamente vedere 30 anni di una storia così importante come quella del festival Time in Jazz di Berchida su uno schermo, perché rappresentano anche la mia storia. Il festival si è evoluto con il sottoscritto, che è l'ideatore. Il festival è nato nel 1984 ed è poi cresciuto nel tempo, quindi è cresciuto insieme a me. Io ero giovanissimo, avevo poco più di 26 anni e decisi di fare a Berchida un festival di jazz che avesse appunto un respiro internazionale. Non è stato semplice, tante lotte, tante vittorie, ovviamente tanti sogni da realizzare, molti di questi si sono poi avverati, e tante persone che allora erano con me, persone che davano una mano, all'inizio erano i volontari, ma erano soprattutto i parenti, gli amici, eccetera, eccetera. Alcune di queste persone purtroppo non ci sono più, come spesso accade, e anche tanti musicisti che sono passati in questi anni che non ci sono. Penso a Ornette Coleman, penso a Gianmaria Testa, penso a Ezio Bosso, a Gin Lee e ad alcuni altri. È il racconto di un festival che si è evoluto nel tempo, non troppo velocemente come deve essere, e che quindi racconta un pezzo di storia che non è solamente una storia musicale, ma che è una storia umana, oserei dire quasi antropologica, perché attraverso il festival, attraverso lo specchio del festival, abbiamo raccontato una società che si muoveva, tanto più visto che Time in Jazz non è solamente, non vorrebbe essere solamente un mero festival di jazz, un festival di musica, ma potrebbe essere una manifestazione intorno alla quale far ruotare molte cose che ci appartengono, che ci sono care e che appartengono al presente e al contemporaneo. Quindi un festival con una valenza fortemente politica, nel momento in cui trattiamo i temi della società, dei nostri bisogni. È un festival green che si occupa di territorio, di ambiente, di energie, e quindi vedere tutto questo lavoro, tutto questo crescere del festival e anche una certa attitudine, non solamente nostra, ma anche degli artisti e poi anche del pubblico, insomma, fa un certo effetto, perché racconta come il mondo si evolve alcune volte senza che noi ci accorgiamo, e poi quando ritorniamo indietro, soprattutto quando abbiamo immagini così forti e così belle che lo documentano, ci rendiamo conto che fortunatamente la storia passa, il tempo passa e poi le cose crescono e si evolvono. Come hai lavorato poi con i tre registi che hanno firmato poi il progetto? C'era una montagna di materiale da montare, li hai seguiti, hai visto solo alla fine, come hai fatto? Ma innanzitutto ho conosciuto Michele Mellara e Alessandro Rossi in un'altra occasione, in un'occasione bolognese, poi li ho coinvolti in un progetto mio in occasione del festeggiamento dei miei 60 anni, si chiamava Musica Lettura, era un progetto che è stato registrato, un film musicale che è stato registrato alla biblioteca dell'Arciginnasio di Bologna. Ovviamente Gianfranco Cavidu lo conosco da sempre, e da sempre Gianfranco collabora alle attività del festival, seppur non dal primo anno. Con lui abbiamo montato cose molto importanti,
soprattutto con sonose memoria, che rimarrà, credo, nella storia della Sardegna come uno dei momenti più rappresentativi sotto il profilo musicale, sotto il profilo filmico. Sono Gianfranco il mio compare di nozze, per cui questo dice bene, insomma, quello che è il mio rapporto con lui. E nel momento in cui abbiamo deciso di fare questo film, tutto nasce in realtà dalla necessità di mettere al riparo, a sicuro, circa 1500 ore di girato, che sono tutte quelle di questi anni, e avevamo bisogno di metterle al riparo, di metterle in un luogo sicuro, di trasferirle in formati sicuri, e quindi abbiamo deciso di portare tutti questi materiali all'Home Movie, all'archivio dell'Home Movie, gli archivi di famiglia di Bologna. E partendo da qua che è nata l'idea di iniziare a trasferire quei materiali e da una parte iniziare a visionarli per poterne realizzare anche un film, che è stato poi attraverso una regia tripartita. Per cui di fatto il lavoro l'hanno fatto veramente loro, io non ho voluto assolutamente mettere le mani in questo lavoro sotto tutti i punti di vista, in primo luogo perché ero troppo coinvolto e mi piaceva l'idea che qualcun altro potesse raccontare il festival per come lo vedeva, per come lo vedi oggi, e secondo me è una visione importante. Speriamo che in futuro ci siano anche altre opportunità di avere altri occhi e altre orecchie che possono vedere la storia di quel festival e che possono raccontarla secondo il loro punto di vista, come deve essere in relazione con la pluralità della musica e dell'arte. E poi perché era veramente tantissimo materiale, sarebbe stato veramente molto difficile per me non solo scegliere ma anche discernere un po' rispetto a quello che avrei visionato, sarebbe stato un lavoro immane. Per cui il lavoro è stato fatto da Gianfranco Capitu, da Michele Mellara e da Alessandro Rossi, sono loro che hanno scelto anche le parti musicali, perché ricordo che un film, se che sì, racconta la storia del festival, ma è principalmente un film che lo racconta sotto il profilo musicale, se poi ci siano delle interviste, ci siano dei momenti in cui io con due interviste diverse in diversi anni racconto un po' la storia di questa manifestazione, ne divengo un po' la voce narrante. Per cui sono stati completamente autonomi nelle scelte e io ho voluto vedere il film solamente alla fine, quando questo era praticamente montato. Senti, se ripensi alla prima edizione di Berkid, avresti mai pensato che il viaggio potesse essere così lungo? Ma se ripenso alla prima edizione, non so se mi aspettavo tanto. Sì, mi aspettavo molto. Noi sardi, si sa, siamo testardi, e quindi quando decidiamo una cosa cerchiamo di portarla avanti con testardaggine. Quando il festival è nato, se vado a rileggere ora i documenti che io scrissi allora per la prima edizione, fatti con una Olivetti Lettera 32, eccetera, c'erano le basi di fatto per quello che siamo oggi. Vale a dire che l'idea era quella di fare un festival che fosse profondamente legato al territorio. Sapevamo perfettamente che per portare delle persone a Berkid, persone che giravano magari nei grandi festival italiani, Torino piuttosto che Pescara o Umbria Jazz, per venire a Berkid dovevano avere una motivazione altra, e la motivazione poteva essere il territorio. Quindi un festival inserito nel territorio è un festival che potesse avere una valenza nel tempo, potesse essere un qualcosa da costruire di anno in anno. Fortunatamente questo è rimasto, perché oggi il festival compie 37 anni, noi non ci siamo mai fermati, neanche nei tempi difficili, neanche nei tempi della pandemia, e questo credo che sia molto molto importante. Di anno in anno il festival ha aggiunto delle cose, penso ai concerti nelle chiese di campagna, che poi ci hanno permesso di instaurare un rapporto proprio con i luoghi, con la natura, e quindi anche la consapevolezza del dover essere necessariamente un festival a vocazione green, e tutta un'altra serie di aspetti che oggi fanno di Time in Jazz un grande contenitore culturale attraverso le attività dell'infanzia, Time to Children, che è un festival nel festival dedicato ai bambini, le attività letterarie, il dopo festival, la scoperta dei prodotti del territorio, la gente ovviamente. Ecco, tutte queste cose in forma embrionale effettivamente c'erano dall'inizio, ma probabilmente non erano chiare e andavano espressi, andavano forse trovate, e poi piano piano col passare degli anni questo si è fatto. Certo, dovessimo oggi tornare indietro, andare a ritroso all'edizione del 1988,
che si fece in una piccola piazza con un piccolo palcoscenico, con un sparuto gruppo di persone che arrivavano dai paesi vicini, dove l'organizzazione era fatta da mia cugina, dai miei cugini, dagli amici, eccetera, eccetera. Beh, di strada ne è stata effettivamente fatta tanta. Ma tu che spettatore sei? Cosa cerchi, cosa guardi in cinema, in televisione? Che spettatore sono io? Sono un grande appassionato di cinema, ma chi non lo è del resto? Devo dire che guardo meno la televisione e ovviamente mi piace di più guardare cinema, andare a cinema, ma per la vita che faccio riesco poco purtroppo ad andare al cinema, ma è una grande passione, come ovviamente una grande passione scrivere musica per il cinema, lo faccio quando posso, mi ritengo quasi un compositore della domenica, però di fatto a pensarci bene tante colonne sonore sono state fatte anche di film importanti, ho lavorato con registi importanti come Ermanno Olmi, Ferdinando Vicentini Orniani, Nanni Moretti, eccetera, eccetera. Quindi insomma il film è una grande, il cinema è una grande passione, e ovviamente una passione non solo da coltivare ma soprattutto da vivere. Credo che il cinema ancora si debba vedere nelle sale, davanti a un grande schermo, con la musica che si sente bene e con quella idea del condividere l'emozione del cinema con gli altri, un po' la stessa condivisione della musica. Vedere un film a casa sì, può essere bello, però è bello quando si condividono le cose con gli altri. Il cinema nelle sale offre ancora questa opportunità, come offre ovviamente questa opportunità la possibilità di andare ad un concerto. Al cinema si piange e si ride, alcune volte piangere pubblicamente sembra brutto, invece al cinema nessuno si vergogna di farlo. Ecco, il cinema è l'amplificazione delle emozioni e dei sentimenti, come è l'amplificazione delle emozioni e dei sentimenti la musica. Credo che questo sia molto bello e vada vissuto esattamente nei luoghi giusti. Anche la musica va vissuta nei luoghi giusti, come accade anche nel nostro festival di jazz, laddove molti dei concerti si svolgono nei luoghi più impensabili, in mezzo alle foreste, in una chiesa di campagna o fuori dalla stessa, oppure in una spiaggia o in un luogo di particolare interesse sotto il profilo archeologico, eccetera. Senti, l'ultima domanda, qual è il tuo film preferito sul jazz, se dovessi sceglierne uno? Bird, Charlie Parker? Il mio film preferito sul jazz, una volta dicevo che era Around Midnight di Bernard Tavernier. Adesso dico forse che è un lavoro che non è un film, è un documentario che si chiama Keep on Keeping On. Straordinario, devo dire. Forse dovessi raccontare a qualcuno che cos'è il jazz, consiglierei di andare a vedere quel documentario. È la storia di un grande trombettista e cantante, Clark Terry, che poco prima della sua morte, ormai infermo a casa, incontra un giovane pianista cieco. Questo pianista si chiama Justin Coughlin e questo pianista cieco va a casa sua, va ad incontrarlo, e lui, nonostante tutto, riesce a raccontargli cos'è il jazz, riesce ad insegnargli cos'è il jazz. Credo che sia veramente una delle cose più preziose e più belle sul jazz che io abbia mai visto, ma soprattutto il migliore racconto del jazz e della filosofia che si cela dietro questa musica.